Io vengo da un'influenza, quindi un po' di virus, scaccio in giro, so perché l'ho presa, quindi so le cause, non perché sono medico, assolutamente non sono medico, però quando si trascura il proprio corpo rispetto alle intemperie, non è molto facile, il corpo non resista, soprattutto se poi uno ha certi po' di età ed è anni che non prendevo un'influenza, quindi l'ho presa tutta fine. Detto questo, mi sono chiesto da dove partire. Nelle mie considerazioni, perché una relazione scientifica proprio non ci penso proprio, cioè, poi ci penso a lui, sui vostri interventi, anche perché a fronte delle relazioni della volta scorsa, voglio dire, insomma, no, cioè, non c'è competizione. Soprattutto da questa cosa qui, che è questa tessera sanitaria, no? Cioè, sostanzialmente, ognuno di noi dovrebbe avere in tasca. Se non ce l'abbiamo, non tanto perché l'abbiamo smarrita, stiamo perdendo le stupidaggini che esistono tutti i giorni comunque, probabilmente perché magari non siamo cittadini europei, non siamo cittadini italiani, non abbiamo il riconoscimento di questo Stato. E quindi se non ce l'abbiamo in tasca è un problema serio. No? E se noi la guardiamo e la leggiamo questa tessera sanitaria, a parte che appunto è come un bancomat, no? Ci sono i nostri dati, la data di nascita, eccetera, il nascita, il codice fiscale e quant'altro. Poi se la giriamo, troviamo scritto tessera europea di assistenza, di assicurazione malattia, c'è scritto qui in alto, no? Ho controllato con un'altra carta, rispetto alla privacy, è proprio così anche per altre persone, insomma, no? E mi sono chiesto cos'è questa assicurazione alla malattia. Se io non voglio fare il medico, non sono medico. Bene. Sono partito da questo. Poi mi sono ricordato che 2 anni fa la Regione Lombardia, poi spiego cos'è l'associazione dei consumatori, eccetera, ci ha detto perché non fate una promozione, sollecitate i cittadini lombardi a spiegare loro cos'è la carta dei servizi regionali, no? La CRS. E allora abbiamo fatto questo volantino, no? Dove praticamente penso sia ancora valido ancora oggi, dove però, se fatelo girare, dove sostanzialmente con questo strumento non solo uno può entrare al Pirellone o da un'altra parte senza già quella carta d'identità quant'altro, tanto ti registrano, ma voglio dire potresti anche vedere cosa c'è scritto dentro. Se però non hai il tuo lettore, che qualcuno in passato lo regalava ma che poi non lo regalavano più, te lo devi pure comprare, adesso non mi ricordo più quanti euro costava 2 anni fa, insomma. Comunque se non hai il tuo lettore tu non leggi niente quello che c'è dentro, lo leggi il medico, giusto? Ovvero lo legge qualcun altro che può avere accesso ai tuoi dati. Ebbene, questo sarebbe o è, secondo i punti di vista, uno strumento estremamente importante, a mio parere, per poter, come dire, essere più consapevoli di chi? Del proprio sé. Per esempio qui, nella mia tessera sanitaria, lì sicuramente non ci sono scritte le 5 pillole di tachipirina che io ho preso in 6 giorni, 3 giorni di febbre accompagnata. Ovviamente metà della dose come il massimo che potevo in base alle istruzioni del bugiardino. Quindi non ci sono scritte quelle 5 pillole. Perché io non sono in grado di. E comunque la tachipirina, uno se la va sul mercato, fra un po', cioè te la tirano anche in metropolitana, ce la tirano io. Quindi, bene. Quindi una cosa così semplice, io ho la tachipirina, ho l'influenza e ho la testa sanitaria, queste 3 cose non si parlano. È incredibile, ma è così. Lui non è il mio medico, ma mi facciamo finire assieme il mio medico. Bene, lui non sa quando apre questa cosa cosa mi è successo a me questa settimana. Bene, io penso che a questo punto possiamo entrare nel merito di come vedere il mondo. Rispetto alla salute e alla sanità. Allora spieghiamo brevemente l'associazione. L'associazione è un'associazione riconosciuta come altre 19 associazioni di consumatori in Regione Lombardia, come a Roma con il Ministero dello Sviluppo Economico, in base a una legge nazionale, ovvero in base a una legge regionale. Queste leggi fanno capo a quello che viene chiamato il codice del consumo. Cioè un insieme di leggi raccolte fisicamente e che vengono sistematicamente aggiornate in questo codice, che digitate il codice di consumo, lo potete stampare, sono 150 pagine,
dove sostanzialmente vengono recepite attraverso le leggi del Parlamento o del Governo o quant'altro le eventuali norme che arrivano o dal Parlamento stesso o dal Governo stesso, ovvero da Bruxelles, cioè dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea. Molte delle cose che riguardano i diritti dei consumatori e utenti che arrivano da Bruxelles. Potrei citarne uno soltanto, la causa del pensamento, quando uno ha un problema con una, che non vuole firmare, cioè che non vuole rifiutare qualcosa che gli è stato proposto, adesso ha 14 giorni di tempo per evocare quel tipo di prodotto o di servizio che ha ricevuto. Cioè 14 giorni, compreso il giorno di Pasqua, se è festa, e compreso il giorno in cui è detto sì. Ecco, quindi 14 giorni proprio tutti dentro. No? Bene, e ha detto questo, ce ne sono altre decine e decine ovviamente, ci sono tutte le norme che riguardano ad esempio la pubblicità ingannevole e quant'altro, insomma, la pubblicità aggressiva, eccetera. E le associazioni dei consumatori sono dentro questo quadro di accreditamenti, diciamo così, di riconoscimenti, che dal punto di vista come dire, politico, mettiamolo così, è una cosa molto importante. Il Parlamento la settimana fa ha sciolto il CNEL, ma non ha sciolto il CNC, cioè il Consiglio Nazionale dei Consumatori del Tempo, che non conta niente, ma dà la possibilità, darebbe la possibilità ai cittadini italiani, agli soci delle associazioni dei consumatori, agli amici, parenti, insomma, di poter contare anche sul fronte della sanità. Ebbene, io partecipo alle riunioni, o io personalmente, o le personalità di vita, alle riunioni del Consiglio Nazionale dei Consumatori, almeno, cioè, se nel 95, sono ancora prima che entrassi in vigore la legge, perché prima c'era la consulta, bene, in 20 anni non ci sono, insomma, mai una volta che il Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti abbia messo all'ordine del giorno la parola salute o sanità, forse una volta salute. Sanità. Sempre le assicurazioni, le banche, il commercio, tutto il caso. Quindi la protesi d'anca non si può restituire entro i 14 giorni. No. Era per far capire la distanza che c'è tra il mondo delle associazioni di consumatori accreditate dalla regione, Lombardia, Liguria e quant'altro, e dalla storia centrale, rispetto alle cose che discutiamo qui. E le stesse associazioni di consumatori sono lontane, anni non c'è, perché come insieme di associazioni, da queste problematiche. Al punto tale che, e chiudo questa parentesi, che quando lo scorso anno, ormai è passato anche più di un anno, abbiamo proposto anche alle altre associazioni di consumatori, come trovate nel fondo di queste schede, del Tidoli, c'è anche il nostro ACU, di proporre questi materiali fatti dal dottor Alberto Donzelli, che collabora con il Consiglio Democratico, dirigente della ASL di Milano, eccetera. Trovate poi il link della loro fondazione, per cui trovate anche altri materiali che potete scaricare, eccetera. Ebbene, io ho avuto la prima opposizione che ho avuto su questi materiali, che sono pagati non dalla fiscalità generale, ma dai soldi delle multe antitrust, cioè soldi dei cittadini, cioè multe che nello scorso anno hanno raggiunto 309 milioni di euro, combinate alle aziende tipo Enel, Telecom, come gli altri, le stronzate che hanno fatto. Bene. Sono pochi soldi che noi prendiamo da questi 309 milioni, lo scorso anno abbiamo preso nulla, ma abbiamo preso qualcosina, stiamo parlando di 2 milioni, tutti gli associati consumatori, in 2 anni. E tutto il resto va a pagare l'Abruzzo, il terremoto, la Val di Finanza, gli amici e parenti. Bene. Io ho dovuto mettermi in ginocchio, come si suol dire, per poter far capire ai miei colleghi quanto importanti fossero questi materiali e quanto importanti fossero cominciare a introdurre in questo ambiente, no, il consumerismo italiano, questi materiali sulla prevenzione, sulla salute e quant'altro. Questo allora non vi deve stupire, diciamo nel vivo, se quando voi digitate Tribunale del Malato, Google, Tribunale Malato, fatta oggi, quindi sono sicuro di quello che dico, trovate, perché qui era venuto fuori da qualche discussione, trovate la prima pagina, trovate, ecco, questa cosa qua, Google, la prima notizia, trovate scritto, inviaci una richiesta, valutiamo il tuo caso rapidamente, e ti metto a disposizione subito una consulenza legale, compagnia bella. Cioè sostanzialmente, tu digiti il Tribunale del Malato, che è un'associazione che fa capo a Cittadinanza Attiva, che è un'associazione, una delle 19, non è tra questi 5 di qui sopra, e tu apri Google e trovi questa cosa qui come prima cosa. Non c'entra niente col Tribunale del Malato. Dopodiché sfogli, no?
sfogli, sfogli, quante cause ci sono state, sarebbero state mosse nel 2011, gli ultimi dati, infatti, 34.000 cause di pazienti, chiamano pazienti italiani, che hanno mosso cause nei confronti dei medici o delle strutture o centri capo ai medici, di cui, secondo quello che si trova anche nei congressi scientifici, 94-98% sono andati in cavalleria, il 2-3-4-5% sono andati avanti. Dopodiché uno digita ancora e scopre quanti soldi sono stati spesi o se verrebbero spesi da questo baratano di premi assicurativi che loro devono assicurarsi, compagnia bella, si parla 10 miliardi, 12 miliardi, 540 milioni, a seconda dei punti di vista, a seconda degli interessi. Bene, tutto questo baratano viene visto anche da molti pazienti e da molte associazioni come un affare. Per non dire poi dell'assicurazione. Quindi io quello che sto vedendo, vi sto raccontando una cosa molto di pelle, no? Ma quello che vi dico è molto documentario, no? Al di là delle imprecisazioni che esistono, perché non ho fatto il tempo di fare una ricerca precisa, non potevo chiamare l'ANIA e dire l'ANIA è compagnia dell'associazione, la Confindustria è compagnia assicurativa, dammi i dati esatti. Prima di, durante questo corso porteremo i dati esatti. Bene. Perché sta diventando un problema di altri, non è più la mia salute, la sua salute, ma di qualcun altro, che c'è praticamente un problema di tipo finanziario, economico e quant'altro. Detto questo, e mi stupisce che anche il Tribunale del Malato, che è stata storicamente l'associazione o l'aggregazione di persone che aveva percepito per primo probabilmente in questo paese che si poteva, grazie alla legge del quello che citavi prima, del 502, che poteva come dire, per prima arrivare a parlare con i pazienti, diciamo, con i cittadini e dall'altra parte con l'amministrazione, con la gestione sanitaria ufficiale degli ospedali o delle ASL, bene, questa associazione, per quello che io ho percepito, però non voglio entrare nel merito perché non è neanche corretto parlare degli esempi, sostanzialmente praticamente non sarebbe così indipendente come appare dal tribunale stesso, dal nome stesso. Dopodiché la nostra associazione qualche mese fa ha avuto il modo di parlare con il ministro Lorenzin, perché abbiamo suggerito, proposto assieme a un'altra associazione, cioè, l'idea che dovesse finire il monopolio del tribunale del malato all'interno degli ospedali, come rappresentanza, diciamo, dell'opinione, dei pareri di compagnia bella del tribunale del malato, perché l'idea nostra, diciamo, del nostro piccolo era quello di cominciare a rompere un certo tipo di monopolio e creare un movimento non una grossa, un'ipotesi progettuale la più indipendente possibile rispetto ai problemi che i cittadini hanno quando si hanno a che fare con la salute e la sanità. Siamo qui, come diciamo, all'anno zero agricolo, no? E quindi noi abbiamo questo grande interesse da parte di molti a fare causa, perché gli avvocati sono tanti in Italia, quasi 250.000, le associazioni pure sono tante, ma poi ci sono le situazioni particolari, e poi soprattutto, come dire, c'è un problema di cosa faccio nella vita, insomma, perché se te, anche come associazione di consumatori, piuttosto che qualcos'altro, o anche come sindacato, scusate, la prevenzione, lo sai cosa voglio dire, se non sai che tipo di patologie si stanno diffondendo, o che potresti dare una mano per ridurre quantomeno, non dico tutto, ma insomma un minimo potresti anche tentare di ridurre, se il governo in realtà se ne frega, è evidente che insomma no, che cosa ti rimane da fare? Ti rimane da curare, da intervenire sul patologico e specularci sopra. E infatti la sanità, così come oggi la vediamo anche noi, e non solo io dal mio punto di vista, diventa un affare privato, anche se è gestito dal pubblico. Tant'è vero che io adesso mi sono aggiornato con lui. Ma tutta questa partita, che i medici devono assicurarsi, che hanno le cause, e che bla 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 bla, bene. Io sono andato a leggere i comunicati stampa come ufficiali di varie società scientifiche che hanno fatto i loro congressi in questi ultimi tre anni, tutte quante vogliono una legge dello Stato italiano che scarichi i premi assicurativi sulla struttura sanitaria pubblica. Perché sostengono, non è colpa del medico se grazie alla pancia del paziente, è stato pure operato due volte di pancia, insomma.
ragazzi, spero che non abbiano sempre dentro, ma è colpa della struttura sanitaria, quindi deve pagare, no, la struttura sanitaria, perché io medico ho fatto, no, il mio dovere, ho tagliato perfettamente, eccetera. Ecco, questo c'è scritto nei comunicati di stampa ufficiali delle società scientifiche, di quelli che curano le ossa, piuttosto che quelli che curano i ginecologi, piuttosto che quelli che curano gli occhi, piuttosto che le orecchie, quant'altro. Detto poi i dentisti, poi gli altri, che sono un bordello di cavolo di dentisti, anche se sono spesso privati. Bene, detto questo, la tendenza è chiara, scarichiamo tutto quello che possiamo scaricare su un sistema assicurativo, abituiamo il consumatore, il cittadino, la persona, il contribuente italiano a queste parole, no? Alleniamo le compagnie assicurative, banche, quant'altro, col complementare, quant'altro, ad essere facilitate a questo tipo di approccio, e risolto il problema. Nessuno ne può spendere una lira per fare una prevenzione lira, no? Sulla salute, quant'altro. La dimostrazione di questo, mi sono sempre occupato di alimentazione, ho una specializzazione in alimentazione, la prova provata, perché voi in televisione, in radio, compagnia bella, l'ultima settimana mi sono ascoltato alla radio, perfettamente, l'ultima settimana, tu non trovi mai una parola anche in campo alimentare che ha a che fare con la prevenzione. Tu trovi semplicemente le ricette buone o sbagliate, trovi, ti piace o non ti piace, ma non trovi mai, trovi sempre interventi di tipo sanitario, classico, convenzionale, per cui se c'hai l'ernia, c'è il professore che parla che ti dice tutti operiamo. Detto questo, mentre sappiamo tutti che gran parte delle patologie moderne, vuoi perché aumenta la nostra età di vita, la tesa di vita, vuoi perché insomma abbiamo tanti difetti, ma sta di fatto che sono connesse sicuramente con il nostro stile di vita, queste malattie, e la nostra alimentazione. Quando una seria politica di prevenzione a tutti i livelli, la scuola e quant'altro, potrebbe ridurre drasticamente la sofferenza delle persone, e non solo i costi sanitari pubblici, ma soprattutto potrebbe facilitarci, no? A ragionare meglio e a essere più consapevoli noi stessi, ogni altro più a parte di questa partita. Cosa altro aggiungere? Dico ancora alcune cose. Allora, noi siamo cresciuti, grazie alla riforma, abbiamo capito la genesi della riforma, no? Alla fine del 78, che per noi la sanità è un servizio universale. E noi diamo per scontato che se abbiamo mal di pancia, mal di testa, mal alle orecchie, andiamo al medico, ci fa qua, ci fa là, andiamo a paghiamo un ticket che può variare, no? Che può aumentare, ma però intanto insomma, no? Ma che però alla fine insomma, diamo per scontato ormai che per curarsi un dente bisogna andare da un dentista privato, cosa che non è vera, cioè si può andare dal servizio pubblico. Ma quanti di noi, quanti di 60 milioni di italiani sanno che c'è anche un servizio pubblico per curarsi i denti? Boh. Non si fidano del dentista pubblico? Non si fidano del dentista. Puoi fare cavolo, cioè, tutto così. Cioè sostanzialmente, noi diamo per scontato da una parte l'universalità del servizio sanitario e quindi il fatto che comunque siamo cresciuti con questo paracadute, per cui anche le 3 di notte tu vieni ricoverato e quant'altro, e ti operano, e poi dopo qualche giorno forse stai bene. Ma non siamo per niente consapevoli, lo dico anche come associazione di consumatori per quello che arriva, insomma, con la segnalazione, eccetera. Devo sapere di quello che ti sta capitando. Se non ce l'hai in casa il problema, se non ce l'hai tu, è compagno te. Non vedi, cioè il cittadino italiano non vede quello che sta succedendo. Può lamentarsi che aumenta il farmaco, può aumenta il ticket, che c'ha la fila d'attesa, l'attesa di 6 mesi per farsi una risa che non esiste. Bene, sapete la vedo con Lorenzin questa settimana? L'ho ascoltata. Allora, la notizia di 20 secondi, allora sì, avrebbe detto questa settimana che 12-13 miliardi di spesa sanitaria si possono risparmiare riducendo la diagnostica, cioè praticamente le analisi. E ha citato le donne in gravidanza, perché probabilmente le gravidanze in questo periodo, perché dice che molte analisi che le donne in gravidanza vengono sottoposte o si chiedono di sottoporsi sono inutili. Quello che lei si è in gravidanza, non è da studiare. Sì. Non è che ha detto quelli che hanno mal di piedi, no? Deve andare in gravidanza.
Allora, è vero che c'è un consumismo, come dire, diagnostico pazzesco, consumismo nel senso che, adesso qui attacco ai medici, per forza lo fanno, cioè, i medici, quando mai ti spogliano, scusate, quando mai, mettete lì che mo ti palpo io, insomma, no? Vedi un po' cosa abbiamo, perfetto. Come dire, allora analisi uno di più, analisi che non serve, quindi guardate, io vi parlo anche da paziente, io sono quasi un non vedente, a voi non esisterate ancora a parte, che non ha, per parte non dico niente, bene, io per quanto riguarda la mia vista le ho fatte tutte, credo, dei test genetici, i contaminanti più diffusi e quant'altro. E sono fatto in Mezza Italia, bene. Avessi capito che cosa ho, non c'ho una diagnosi. L'unico consiglio era che a un certo punto c'erano due scuole di pensiero. Uno che è inguaribile, perfetto. Due, si può fermare questa cosa, non si può fermare. Quelli che dicevano non si può fermare erano molto spigli, erano tranquilli. Quelli che dicevano la fermiamo, sicuri di sé, beh, la conclusione è che non si ferma. Letto, ma inesorabile, no? Ovviamente, diciamo che è una malattia rara. Perfetto. Ma quante analisi io ho fatto per niente, solo Dio lo sa. Nonostante, quindi, tutte pubbliche, nonostante, come dire, una buona capacità di consultazione collegiale tra gli stessi specialisti di quel settore, probabilmente avrebbe evitato questo, quindi riduzione di costi probabilmente per il sistema sanitario, e soprattutto avrebbe comunque, sarebbe arrivati a me un'unica conclusione, della sera te la devi tenere, probabilmente avanti così, non morirai mai per questo e quant'altro. Quindi la mancanza, sto la mancanza di una seria relazione tra il cittadino in quanto persona, con la struttura sanitaria, con i medici e quant'altro, porta a, da tutti i punti di vista, a non considerare esattamente quello che abbiamo in fondo. Cioè, da una parte non ci accorgiamo che il sistema universalistico si sta tagliando da tutti i piedi e avanzano nelle forme striscianti, più o meno subdole, le forme di assicurative di cui ho accennato qualcosa. E dall'altra, diciamo così, una crescente domanda, no? Verso l'offerta pubblica e privata di sanità, chiamiamola così, che sinceramente mi sembra un consumismo da supermercato a volte, per carità, a volte. Come te, non sono io, sono una persona competente che possa, mancherebbe altro, intervenire su questa cosa. Però sicuramente l'impressione che noi abbiamo è questa. Dopodiché i veri problemi della salute della gente, dei lavoratori, gli anziani, i bambini, delle persone, sono un problema dello specialista, sono un problema tuo, della tua assicurazione e quant'altro. E noi abbiamo, e chiudo, abbiamo una situazione, guardate, che sta raccontando a questo punto l'esperienza anche per personale, che poi politica. Cioè voi dovete sapere che tre anni fa è uscita una legge che riguarda le professioni non regolamentate, non ordinistiche. E sostanzialmente tutto ciò che riguarda le professioni che non sono, non hanno un ordine, un albo professionale, un ordine professionale. Si parla di 4 milioni di persone in Italia, dal tributarista, avete sentito bene, al naturopata, avete sentito perfettamente. Stiamo parlando di decine e decine di professioni che non sono, non hanno l'albo e non hanno l'ordine. Bene, si parla, fa parte, a nome del Consiglio Nazionale di Consumatori degli Utenti, della commissione presso l'Uni, presso l'ente privato riconosciuto dallo Stato, che deve definire queste professioni. Cioè le deve definire dal punto di vista, cosa fa il naturopata, cosa fa il tributarista. C'è una commissione che si riunisce ogni 15-20 giorni, ci sono 10 gruppi di lavoro permanenti, di varie discipline, che elaborano le norme tecniche volontarie, però obbligate dallo Stato a farle, cioè lo Stato dice tu le devi fare, se un'associazione di naturopati e di tributaristi lo vede, tu la devi fare, quindi allora si fa questa norma, dopo un anno esce, un anno e mezzo esce, ebbene, fatto 100, le associazioni di categoria, diciamo, che hanno chiesto
di normare la professione non ordinista, diciamo che almeno una metà ad oggi sono di carattere tra virgolette sanitario, cioè non professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Sanità, ma private, diciamo così, che però hanno a che fare con il benessere della salute della persona. Ebbene, c'è uno scontro che io mi vivo tutte ogni 15-20 giorni tra il Ministero della Salute, queste associazioni e l'ente unico, quello diciamo, che fa le norme volontà, perché ovviamente c'è un contrasto anche di interessi e di definizioni. Ad esempio, non si deve usare mai la parola paziente, queste professioni non devono mai usare la parola paziente nel loro standard di qualità, non si deve mai usare altre parole, no? Quant'altro. Salute, ma bensì benessere, l'Italia, no? Bene, abbiamo un mondo davanti, no? Immenso, di una domanda crescente. Una delle ultime associazioni che si chiama Donne, in inglese, che segue le donne in gravidanza, diciamo, una qui, cioè sostanzialmente nella fase della finale del parto e il momento del parto. È un'associazione, tutte donne, che si sta dedicando all'assistenza, diciamo così, psicofisica, come dire, no? della donna che partorisce, che è aperta. Quante sono? Sono 200, però sono importanti, bisogna fare la norma. Sono stato il primo a difenderla. Cioè, però era per far capire questo che cosa. Cosa significa? Che poi tutto questo apparato di associazioni, di norme, compagnie devono confrontarsi con le professioni sanitarie. No? Il Ministero della Sanità deve dire la sua, no? Il Ministero della Supereconomia deve dire la sua, ci deve essere una certificazione privata di queste professioni, per cui io metto il bollino blu, no? Sulla mia carta intestata, naturopata, certificata e compagnia bella. Quindi sicuramente anche nella mia fattura, qui voglio vedere, ci deve essere scritto un numero, un codice e quant'altro, no? Tutto previsto, insomma, e viene questo passo. Ma quello che a me. Ho detto questo per farvi riflettere, che cosa? Chiudo veramente. Che tra un pubblico, una sanità pubblica, che è lì che se la smena con i LEA, i DGR e compagnia bella, perché devono, scusate la franchezza, devono mangiarci sopra, insomma. Devono dare lavoro a una burocrazia che fa, secondo me fa paura, anche nel settore della sanità, fa paura, no? In questo paese. A me fa paura. E dall'altra il privato, no? Che si deve muovere in quella maniera, che comunque ha il confine, no? In cui il benessere della persona è al centro dell'universo, voi capite bene, insomma, che il famoso cittadino finale si trova, no? In una situazione veramente di che non capisce più niente, e anche chi è un po' dentro il settore fa fatica a discriminare il sacro come profano. Cosa significa tutto questo? Significa che noi, per poter affrontare con minimo di dignità intellettuale tutta questa partita che sta avanzando, nel rispetto di una migliore universalità del servizio sanitario e soprattutto per mettere al centro la persona e i suoi diritti, ma anche i suoi doveri rispetto a un discorso di obiettivi di salute, che non sono solo individuali ma sono collegiali, sono della comunità. Gli obiettivi di salute miei sono anche i nostri, non sono solo viceversa, evidentemente. Se non facciamo questo e non prendiamo in mano le redini di questa situazione, rischiamo di essere schiacciati e di trovare solo soluzioni, individuali. E quello che accade. Voi ovviamente andiamo spesso, no? Fare le file, e vedete, guardate le facce delle persone. Guardate di cosa parlano. Dico, siamo ancora in presenza, sono le 11, non è ancora pieno. Sono qui, tutto così. Ma un ragionamento di un minimo di organizzazione, un minimo di dialogo che possa entrare nel merito di queste problematiche, qualcuno lo fa, con altri un po' meno. Però siamo molto lontani da quello che si richiede. Il famoso tribunale malato che dovrebbe esserci presente in ogni struttura sanitaria, in ogni ospedale, in ogni ASL, in ogni luogo di lavoro, di quant'altro, se volete, il tribunale malato in luogo di lavoro, non c'è. E quando c'è, forse è meglio che non ci sia. Perché la delega sulla salute, guardate, è un problema molto serio. La salute va gestita in prima persona, perché io conosco me stesso un po'. Se poi devo delegare quel proprio che conosco a qualcun altro, insomma, c'è un problema più serio. Bene, quindi universalità della salute e della sanità, consapevolezza di sé, nuova relazione tra gli esperti, l'apparato, diciamo così, e i cittadini, le persone.
nuova possibilità di organizzarci, no? Dobbiamo organizzarci per affrontare in modo serio questo tipo di problematiche, per raggiungere obiettivi di miglioramento, secondo me, sostanziale della qualità della vita e ridurre le sofferenze, e anche perché non ridurre i costi se ci si affacciamo, perché comunque i costi te li riducono, li tagliano, e comunque non è detto che riducendo i loro costi, che sono i nostri, la nostra situazione è migliore, assolutamente no. Grazie.